Buongiorno cari amici, eccoci ben trovati. Oggi vi voglio presentare lo staff del bruscotto di controllo, perché magari qualcuno potrà pensare che la struttura non sia, magari a pensar male non si fa peccato, non ci si azzecca sempre, come diceva il buon Andreotti, ma noi qui siamo riuniti per farvi invece vedere che la squadra c'è, siamo organizzati, siamo strutturati per permettervi di fruire di questo straordinario servizio in maniera completa e soprattutto di permettervi di conoscerlo bene e di fare anche tanto training. Questa è la squadra, il primo è Simone Raffaelli, che è il primo che conoscete perché è lui quello che vi invita al... magari se saluti così, è quello che vi invita ai corsi del webinar, quindi è lui quello che vi fa la prima telefonata, eccetera, eccetera. E lui tutto il giorno fa quello, cioè cerca di parlare con le persone che vogliono partecipare ai webinar. Michele Moschetti invece è l'uomo dei dati, è quello che controlla tutte le vostre partecipazioni, che controlla la fatturazione, che controlla l'invio delle scatole, tutti quanti la comunicazione, i poster, eccetera, eccetera. Quindi tutti e anche la costituzione dell'albo del network, fra virgolette, quindi di tenere aggiornati i nomi, le competenze, eccetera, eccetera. Leonardo Cicchini è il nostro direttore del web marketing, è lui che si occupa della compilazione del palinsesto, quindi dell'ordine di pubblicazione, della produzione dei contenuti, quindi video, newsletter, l'invio delle newsletter. Tutto quello che vedete in attività web è concepito da Leo e coordinato da Leo, quindi tutti i messaggi, ovviamente non viene i post, non li fa lui, ma lui coordina questa cosa. Lui è quello che si occupa anche del servizio che vi offriamo gratuitamente dell'analisi del vostro sistema di web marketing, quindi se qualcuno vi abbiamo mandato già una mail, se non l'avete fatto, volete farvi misurare, volete farvi valutare il vostro sistema di web marketing, chiedetelo, è completamente gratuito e Leo sarà ben lieto insieme anche a me di valutare il vostro sistema di web marketing. Alessandro Marziani è il capo del reparto IT, quindi è lui che ha fatto il software, è lui che gestisce gli algoritmi dentro al Cuscop, insieme ai ragazzi dell'Albania che si collegheranno dopo, fanno appunto tutti quanti le nostre piattaforme, le aggiornano, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che vedete è coordinato da lui. Poi abbiamo Angelo Gradara, che è il genio della grafica. Angelo si occupa di tutto quanto quello che è grafico, quindi anche i video che voi vedete, anche i video quelli motivazionali, quelli pubblicitari, quelli che servono a spingere, eccetera, eccetera, vengono prodotti da Angelo e tutta quanta anche la grafica. L'ultimo arrivato è Roberto Verducci, che è un ingegnere gestionale e sarà quello con cui parlerete per fare attività di tutoraggio, quindi se avete bisogno di fare un po' di training, di capire come funziona il Cuscotto, se avete qualche problema, se avete qualche cliente particolare che non sapete bene come poterlo gestire, come poter adattare i dati che avete a disposizione sul Cuscotto, lui è a vostra completa disposizione, anche il software di pianificazione strategica è sul 2086, quindi telefonate, non è un problema, prendete l'appuntamento e poi si può fare tranquillamente una sessione formativa. Continuiamo la presentazione dello staff del Cuscotto. Questi sono i ragazzi che stanno a Durazzo ed è il nostro reparto IT, sono coordinati da Alessandro Marziali che è il nostro capo. A Durazzo c'è Eri Musa, ciao Eri, che è il loro, diciamo così, è il loro coordinatore. Poi c'è Michel, ecco. Poi c'è Alban, eccolo qui, e poi c'è Christian e l'altro. Loro sono quelli che si stanno occupando della programmazione sia sul Cuscotto che delle altre piattaforme di cui vi parlerò in futuro. Artan, che vedete lì in alto, eccolo Artan, è l'uomo del web, cioè tutti i contenuti che vengono progettati e fatti da me, Leonardo li produce, li coordina, vengono mandati ad Artan ed Artan tutto il giorno invade il web, cioè lui posta tutti questi contenuti sui vari gruppi, sui vari social, quindi link di Twitter, Instagram, Facebook, i gruppi, eccetera, eccetera, e lui lo posta. Come vedete, l'organizzazione dello studio
del commercialista strategico dovrebbe avere anche un reparto IT, adesso non di queste dimensioni, ma comunque un IT e un social media director, secondo me, sono più che opportuni. Quindi, come vedete, siamo strutturati, siamo pronti e soprattutto siamo in continua evoluzione. Con i ragazzi dell'Albania è finita la presentazione del nostro team cruscotto, quindi voi dovete soltanto metterci un po' di voglia, un po' di abbrivio, noi vi appoggiamo, quindi non avete problemi, non avete giustificazioni da questo punto di vista, quindi non potete dire che manca qualcosa che supporti il vostro servizio e noi lo facciamo ben volentieri. Basta prendere un po' di iniziativa, farne uno, basta farne uno e poi la soddisfazione che vedrete negli occhi del cliente. I soldi che arriveranno pagati con soddisfazione al cliente faranno poi dedurre al vostro cervello che forse è molto più semplice e più bello fare consulenza ad alto valore aggiunto che fare la contabilità e le dichiarazioni. Un caro saluto da tutti noi e buon lavoro.